Siamo in compagnia di Federico Dalla Pupa, lei è un economista. Siamo a Marghera, in un convegno organizzato dalla Confartigianato Imprese della città metropolitana di Venezia, dove si parla di ristrutturare e risparmiare. Lei è un economista, può spiegare alla signora Maria, che ci sta ascoltando, che magari ha qualche soldino messo via, come può spenderlo per poi recuperarlo? Allora, diciamo che in linea generale la cosa interessante oggi è che investire i soldi nei muri di casa propria è forse l'investimento migliore che si può fare. In che modo? Pensando a riqualificare, a rigenerare dal punto di vista energetico, anche strutturale, proprio le abitazioni, gli alloggi e gli edifici. Ristrutturare dal punto di vista energetico significa soprattutto fare investimenti, cioè spendere dei soldi, ma avere un immediato beneficio economico, non solo di benessere, perché si riducono, diciamo, i consumi energetici, eccetera. E il beneficio economico è quello dato dalla riduzione dei costi in bolletta. Oggi con un intervento che mediamente può costare 4, 5, 600, nei casi più impegnativi anche 600 euro al metro quadro, e quindi può costare anche molto, però in realtà si riescono a ridurre i consumi energetici dell'80-90%. Significa che la bolletta media che la signora Maria paga ogni mese tra energia elettrica e consumi da 150 euro diventa 15 euro. Significa che quei soldi risparmiati sono proprio quei soldi che vanno a ripagare l'intervento. Mediamente negli studi che abbiamo fatto, nell'arco di 10 anni si recuperano complessivamente tutti i costi di intervento. E quindi io faccio sempre un esempio: se noi avessimo un gruzzoletto da mettere da parte e dicessimo dove investiamo questi soldi perché perlomeno non perdano il loro valore e mi garantiscano un minimo di remuneratività. Oggi la cosa più sicura, più certa è prendere e comprare titoli dello Stato, no? Il titolo dello Stato, l'ultima asta di qualche giorno fa, ce li hanno dati nel lungo periodo al 2% lordo. Significa che noi mettiamo 10.000 euro lì, ci daranno tra 30 anni il 2% lordo, però, cioè quindi dovrò anche pagarci sopra le tasse. Se noi prendiamo quei 10.000 euro e li mettiamo nei muri di casa nostra, ad esempio mettendo impianti fotovoltaici, facendo il cappotto, cambiando le finestre, eccetera, io con i benefici fiscali e la riduzione dei costi energetici, alla fine dei miei 30 anni ho guadagnato il 13%. Allora la domanda è alla signora Maria: ma se tu hai un po' di soldi da parte e vuoi che questi soldi mantengano il loro valore, preferisci il 2% o il 13%? Credo che la risposta venga da sola. Ecco, speriamo che questo messaggio venga raggiunto da moltissimi che hanno questa intenzione di fare queste ristrutturazioni, perché meritano. Noi vediamo degli esempi ogni giorno di ristrutturazioni fatte da professionisti veramente bravi, e per cui magari questo messaggio speriamo insomma sia utile. Speriamo proprio di sì. L'obiettivo anche della giornata di oggi è quello proprio di evidenziare dei casi reali, delle cose vere che si stanno facendo. Potrebbe sembrare che nei condomini sia difficile farlo, queste cose qua invece non è difficile. Servono però bravi amministratori condominiali, bravi tecnici, professionisti, e il tema importante è capire che queste azioni non sono più azioni dove c'è da una parte qualcuno che fa e da un'altra parte qualcuno che compra. Sono scelte che si fanno assieme ai clienti, per cui la signora Maria deciderà assieme ai tecnici, assieme agli altri soggetti, cosa fare e come fare per portare a casa il risultato migliore: vivere meglio, in un ambiente più sano, respirando aria migliore, perché dentro le nostre case spesso l'aria è più malsana, le muffe che abbiamo nelle nostre case alla fine le respiriamo e poi pensiamo che l'asma ci arrivi da qualche altra parte, ma invece la prendiamo in casa nostra. E quindi migliorare tutte queste cose qua attraverso scelte che si fanno assieme, quindi al cliente, assieme al fornitore, all'impresario, agli amministratori, ai tecnici stessi che sceglie le soluzioni più adatte, valutando anche poi il beneficio dal punto di vista economico e quindi delle proprie tasche. E quindi diciamo in questo senso che oggi dobbiamo guardare all'edilizia del futuro non pensando a nuove costruzioni, ma riqualificando ciò che già abbiamo, ridando valore a quello che è già nostro.